Rispetto alle possibilità del signor Brambilla, medio imprenditore italiano, in Europa tutti, ma proprio tutti, ne hanno qualcuna in più. Non solo abbiamo le tasse più alte, ma anche pagarle è complicato. Questione di tempo, qui da noi fare il proprio dovere costa al signor Brambilla, 23 giri di orologio, circa 11 giorni. Chiaro, c'è chi non paga, troppi non lo fanno, ma è un altro discorso adesso. Qui da noi si perdono tra un IRAP e l'altra 269 ore. Un'ora in più, confrontandoci con la media mondiale, ma ben 90 in più rispetto alla media europea, quasi 4 giorni. E così, per merito del rapporto della Banca Mondiale, scopriamo da oggi lo spread del tempo non richiede interessi, ma si paga comunque. È una fetta di competitività che se ne va. Per il tempo che serve al signor Brambilla per versare le imposte sui redditi e sul lavoro e per pagare i contributi. Ci sono 187 adempimenti, uno ogni 2 giorni, imbuto in cui finisce di tutto. Siamo al 138esimo posto nella classifica planetaria del carico fiscale, classifica che si legge chiaramente al contrario. Viene in mente quando fece scalpore che uno come Attilio Befera, direttore delle entrate, ammettesse un carico fiscale che sfiora il 70%. Qualcuno sobbalzò sulla sedia, possibile? Sì, possibile. E oggi quella cifra è tra i punti fortissimi e durissimi del rapporto della Banca Mondiale. La pressione fiscale, sempre lei, sui profitti della ditta Brambilla incide per il 65,8%. È più quello che se ne va di quello che si prende. Ogni 3 euro, 2 vanno all'erario. In Francia si sta più leggeri, in Spagna anche e in Germania, come al solito, ci si prende il meglio che l'Europa ti dà. 40 miliardi invece è un'altra cifra, spuntata sempre oggi. Da qui alla fine dell'anno è questo il bottino che il fisco incasserà. Per le società il prelievo sugli acconti è salito al 101%. Nemmeno il 100 basta più e se non fosse chiaro è pure questo un primato planetario di cui il signor Brambilla farebbe volentieri a meno.